Ciao ragazzi, allora oggi è la lista dei regali di Natale, quindi sarà vi dirò un po' dei regali che ho chiesto per quest'anno Natale. Allora, mia mamma mi ha chiesto di fare una lista, e qui è la mia lista delle cose che volevo per quest'anno. Anzi, aspetta, mi è venuto in mente che devo aggiungere due robe. Che devo aggiungere due cose. Ok, allora, la prima cosa che ho chiesto è la riccia capelli. Allora, io ho i capelli ricci naturali, chi mi conosce lo sa, questa è piastra, pura piastra fatta ieri sera, quindi non vedrete oggi il mio riccio naturale, lo vedrete magari in un prossimo video, chi lo sa. E quindi ho chiesto la riccia capelli perché voglio fare dei ricci un po' più grandi, un po' più messi bene, perché i miei ricci naturali, ovviamente, né sul riccio naturale né sul capello naturale, è davvero bellissimo secondo me. I miei ricci tutti mi dicono che sono stupendi, ma a me non piacciono per niente. Quindi è il classico boccolo da bambino di 3 anni, cosa che a me non piace per niente, e quindi ho chiesto la riccia capelli per fare dei boccoli, dei ricci un po' più carini, insomma. Bene, poi ho chiesto la sesta stagione di Gossip Girl. Se voi guardate Gossip Girl siete le mie nuove best friend, perché io amo Gossip Girl. Ho già la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, mi manca la sesta, quindi per favore, zia, nonna, mamma, babbo, sorella, se mi stai guardando, comprami questa sesta stagione, ti prego. Ok, quindi ho bisogno della sesta stagione, per favore. Poi ho bisogno di una borsa. Ho trovato una borsa su internet. Non mi ricordo come cavolo si chiama il sito, se lo trovo lo metto giù nella descrizione sotto. È una borsa praticamente a pelle di struzzo. Spero di aver detto bene, struzzo o qualche altro animale pennuto comunque. Penso sia struzzo, spero. E che praticamente è quella tipo con tutti i buchini, cose del genere, non mi ricordo. È della classica Doctor Bag ed è bellissima, che ha fatto Givenchy. Ma è veramente bella quella borsa. Mi sa che l'ho vista su Amazon, penso. Metterò comunque sotto il link ed è veramente bella. E quindi vorrei una borsa così. Penso che me la comprerà mia mamma, da quello che ho capito. Sapete, in questi giorni, tra telefonate, che cosa vuoi, che cosa non vuoi, compro io questa lei, compro io quell'altro lei. C'è un gran casino in casa mia e penso che ci sia anche in casa vostra. Bene, poi palette, ovviamente. Makeup lover. Palette Nice Time Makeup, che è una marca davvero buona per il trucco. Se non la conoscete dovete conoscerla, perché Nice Time Makeup vi cambierà la vita. È praticamente un po' come la NARS di Sephora. È davvero bellissima quella marca. E ho trovato una palette con 48 colori, quindi grandi, oppure c'è la versione extra large, che è di 98 colori. E ho bisogno di quella palette, infatti gliel'ho detto a mia mamma e provvederà, spero. Poi maglie, i vestiti sono sempre ben accolti, io amo i vestiti, ne vorrei tanti, quindi per questo Natale ho chiesto anche i vestiti. Ho chiesto di questi vestiti specificamente le maglie lunghe da mettere sotto i leggings, perché in questo periodo amo le maglie lunghe da mettere sotto i leggings. Tipo leggings o anche con le calze collant tipo 40-50 den, quindi un po' coprenti, non proprio quelle da 20 den col filo, no. Quindi ho chiesto anche quelle. Poi cosa ho chiesto? Ah, ho chiesto il rossetto di Kiko 914 Amaranto, che però ho già comprato domenica, quindi ho chiesto un altro che è 820. Dov'è il telefono? E ho chiesto l'820 della Kiko, che praticamente è quello azzurro, è un lip gloss, è un gloss ed è azzurro, perché sapete che i gloss azzurri sono quelli che vi fanno, ovviamente non deve essere il rossetto pastello azzurro da farvi le labbra azzurre, però sono i lip gloss azzurri che hanno il colore azzurro, però alla fine quando lo vai a mettere sopra sono trasparenti e ti fanno i denti bianchissimi e ti fanno proprio l'effetto del dente bianco. E quindi ho chiesto quello, perché mi incuriosisce questa cosa, l'ha detto Clio e io amo Clio, quindi comprerò quello. Ho chiesto quello. Poi ho chiesto le scarpe. Ho trovato delle scarpe domenica da Stradivarius e
che sono praticamente scarpe col tacco, non sono proprio décolleté, hanno il cinturino, ok? Poi ho chiesto una maglia di Hollister che ho visto sempre domenica, questa maglia di Hollister che è tipo una, non è proprio una felpa, cioè è una maglia a maniche lunghe normale, un po' larghina ed è tipo qui nera, penso, non mi ricordo se era nera, e qui tipo grigia, quindi non è brutta per niente e ho chiesto queste cose qui. Poi ho chiesto le calze antiscivolo leopardate, le chiamo leopardato. E ho chiesto a mia zia, perché lei è la zia più giovane che ho ed è quella che fa sempre dei regali stupendi. E quindi, sai, noi siamo quattro sore, quattro cugine dalla parte di mia mamma e quattro tutte femmine, dalla parte praticamente nella mia famiglia di maschi cioè, ci saranno tipo due, per, due maschi, sì, due o tre maschi tipo, e sono tutte femmine. Quindi quando devono fare i regali c'è cioè, poverino mio zio che è l'unico maschio, e però vabbè. E lei fa dei regali stupendi, quindi ho chiesto le calze leopardate perché ho bisogno delle calze leopardate. Allora, questo è tutto quello che ho chiesto quest'anno. Bisogna risparmiare, ragazze, bisogna risparmiare, però quello che ho chiesto, dai, non è molto. Penso sia invece comunque normale, penso di meritarmelo e quindi questo è un po' quello che ho chiesto. Fatemi sapere cosa avete chiesto voi per questo Natale e se avete bisogno di qualcosa, scrivete sotto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!